Ma sì, hai ragione, è vero, era solo lunedì, ma già mi sento invecchiato di mesi, di anni. Allora, io parto da una frase con cui oggi il governatore di Banca d'Italia, Ignazio Visco, ha concluso le sue considerazioni finali. Ogni anno il 31 maggio le fa il governatore in carica. Nell'oscurità le parole pesano il doppio. È una frase di Elias Canetti, premio Nobel per la letteratura, nella provincia dell'Uomo. E come dire, è una situazione oscura, poco chiara, quindi le parole dovrebbero aiutarci all'orientamento, dovrebbero guidarci, dovrebbero illuminare il cammino, visto che non c'è la luce. Però io non sono d'accordo, in questa situazione di oscurità, le parole pesano la metà. La parola chiarezza oggi l'ha detta il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, domani compie un anno il governo Conte, è stato un lungo anno. E ha detto, insomma, andremo avanti, adesso la maggioranza deciderà cosa fare. Noi in realtà all'indomani del voto europeo non abbiamo ancora capito se questo governo va avanti, se ci saranno le elezioni, se si faranno le cose che sono state promesse in campagna elettorale. Ma per dire dell'oscurità, oggi e delle parole, oggi tutta la giornata è ruotata su una lettera, la lettera che il Ministro dell'Economia Giovanni Tria ha scritto alla Commissione europea, che aveva fatto, come dire, qualche critica alla politica economica italiana, e in questa lettera a un certo punto diceva: sì, faremo la flat tax e per farla dovremo tagliare le proiezioni di spesa sulle nuove politiche del welfare. Traduzione: se vogliamo fare la flat tax dobbiamo tagliare il reddito di cittadinanza e forse anche qualcosa di più, anche la sanità e altre cose poco simpatiche. Queste due paginette sono girate tutto il pomeriggio, poi a un certo punto sono state smentite e Di Maio ha detto la parolaccia. Serve un vertice di governo, la lettera la scriviamo tutti insieme. Ora sarà un bello spettacolo vedere Salvini, Di Maio e Conte e Tria, perché a un certo punto Tria lo faranno anche entrare, che scrivono insieme questa lettera. Di Maio, lunedì era il grande sconfitto delle elezioni del 26 maggio, adesso arriviamo a venerdì che sembra il grande vincitore. Perché il grande vincitore? Perché c'è stato uno psicodramma infinito dentro il Movimento 5 Stelle, sono intervenuti tutti, poi a un certo punto è stata l'assemblea dei gruppi parlamentari, come avviene nei cari vecchi partiti. Si sono tutti un po' schierati e poi Di Maio ha chiesto la fiducia alla piattaforma Russo. Hanno votato in 55.000. 44.849 hanno dato la fiducia a Di Maio. Allora io sono andato a farmi un po' di numeri qui, insomma è materia di Marco, di Marcox, quindi spero di non disturbare. Allora, Di Maio nel 2018, il Movimento 5 Stelle guidato da Di Maio nel 2018 aveva preso 10.697.994.000 voti. Nel 2019 ha preso 6.089.853 voti. Insomma, ha perso 4 milioni. E allora, se vai a vedere, il tema uno non vale uno, non conta più. Oggi uno vale 102. Un militante iscritto alla piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle vale 102 elettori. 102 elettori non fanno un militante del Movimento 5 Stelle. Ebbene, questa è un'altra di quelle parole che pesano il doppio, forse la metà, la parola democrazia. Intanto c'è uno che vale uno che pensa di essere l'unico che vale, l'unico che pesa, l'unico che conta. Salvini si sta già comportando da premier, dice la sua agenda, il suo programma. Rixi, il sottosegretario della Lega, condannato per le spese pazze nella regione Liguria, si è dimesso, ha consegnato nelle mani di Salvini, che sembra ormai più che un ministro, sembra un premier, anzi sembra un monarca assoluto. Poi ha annunciato la revisione delle scorte, avvertendo Roberto Saviano, si è messo pure a fare un po' i palinsesti della RAI. Insomma, con tutte queste parole, perché ne dice talmente tante, ma quanto pesano le parole di Salvini? Poco, se calcoliamo appunto quante ne esprime, molto se vediamo l'oscurità che produce. Tra le parole che stanno pesando la metà, ne dico due importanti. L'autonomia e l'indipendenza della magistratura. È una vicenda molto difficile da seguire, quella del Consiglio Superiore della Magistratura, delle inchieste, delle toghe.
però si capisce che lì la politica è entrata per fare delle nomine e questo non va molto bene in questa Repubblica che sta per compiere il suo compleanno. 2 giugno 1946, la Repubblica, il referendum tra la monarchia e la nuova forma che poi vinse. C'è un film stupendo, Una vita difficile, dove Alberto Sordi con la moglie apprende della notizia mentre stanno a cena in una casa di monarchici che abbandonano la tavola e lì finalmente parte l'inno nazionale. Due giornalisti in quelle settimane si iscrissero, erano Paolo Monelli e Vittorio Gorresio, due grandi giornalisti. Vittorio Gorresio scriveva: gli italiani paiono sempre idealmente allineati lungo una via trionfale per assistere al trionfo di un uomo, di un'idea, di una moda, parole di una certa attualità. E Paolo Monelli gli rispondeva: non abbiamo saputo essere soli, vorrei che imparassimo a essere soli, a sperare soli in questo tempo aspro che ci si prepara. Misuriamo soli nel nostro cuore chiuso la profondità della sventura, la giustificazione della conoscenza, la capacità di rinascita. Parole che pesano in questa oscurità. Per questo la Repubblica non è di uno, è di tutti, come ci ripete ogni giorno con la sua testimonianza e la sua azione il presidente Sergio Mattarella. E quindi vorrei dedicare questa festa della Repubblica a due persone. Silvia Romano, non sappiamo più niente di lei, è stata rapita in Kenya il 20 novembre. Silvia, non ci dimentichiamo di te nell'oscurità in cui vivi. E la seconda persona è stata uccisa il 2 giugno di un anno fa, Soumaila Sakho.